Schulz, la seconda scelta è quella che è al centro del dibattito oggi sulla cosiddetta trattativa. L'articolo 41 bis, cioè lo strumento per impedire che dal carcere i boss mafiosi continuino a gestire gli affari della mafia con un collegamento diretto col mondo esterno. Questo è il 41 bis. The second element of a tool in this war, which is now today at the center of the polemics and discussions about the so-called negotiations between the state and the mafia, is one article of the Penal Code that we normally use like hard prison for mafia people, which was basically intended to sever to break any ties between the mafiosi who were in prison and the mafiosi who were outside. Le due questioni però centrali della strategia della guerra sono il rapporto politica istituzioni mafia e quella che in modo non corretto noi chiamiamo zona grigia. So at a broader level of discussion, the two basic elements of the war against the mafia regards this two different spheres. One is the political and institutional, the connections between mafia and politics and institutions, and the other is what we call the gray area or the gray zone in the economy. Il primo problema: se non si taglia il rapporto tra uomini delle istituzioni, uomini della politica e la mafia, lo Stato è profondamente debole, tutto insieme. The political side of the first element says that if we do not cut the relationship, the link between politicians and mafiosi, there is nothing to do in our work. C'è un nella nostra università stiamo conducendo una ricerca internazionale sulle reti criminali transnazionali per studiare che cosa, come queste reti stanno trasformando, riconfigurando gli stati moderni. Pensate all'America centrale, per darvi un esempio molto preciso. At our university in campus in Rome, we are doing a research on the transnational criminal networks in the world and focusing especially on how they are reconfiguring the modern states around the world. Pensare, look at the Central America, Guatemala, Honduras, and so on, Colombia. La seconda, che è la questione più importante oggi, è il rapporto tra economia illegale e economia legale. Il fatturato della mafia nel mondo è intorno ai 3,5 del GNP globale. The second element was what we called before the gray area with Bakken,
is the relationship between legal and illegal economy. The GDP. The total revenue of the mafia business in the world is 3.5% of the GNP of the global GNP.